Io vi faccio un breve saluto, parto ovviamente con i complimenti a Brignone, a tutti i coordinatori di sezione che ho sentito parlare, che sono intervenuti oggi per l'ottimo lavoro fatto, perché oggi questo congresso dimostra che in provincia di Cuneo i giovani padani sono diventati una grande realtà, visto che tra il rappresentante della consulta provinciale degli studenti, che anche politicamente non è cosa di poco conto riuscire a conquistarlo, è un dato di fatto che siamo il movimento giovanile più strutturato, capillare, organizzato, emanazione di una forza politica in provincia di Cuneo, ma io direi che ormai è una cosa evidente in tutta la Padania. Detto questo, io vi rubo pochi istanti per sottolineare due cose. Beh, innanzitutto, visto che sui giornali di oggi qualcuno mi ha chiesto di un'interrogazione parlamentare sul diario di Anna Frank in una scuola della mia provincia di Monza e Brianza. Beh, semplicemente io capisco che ci siano forze politiche un po' latitanti e forze politiche invece che sono sul pezzo, sono sul territorio, ascoltano le istanze della gente. Nella scuola specifica cosa è successo? Che una docente rappresentante di giunta di questo comune e soprattutto di estrema sinistra ha deciso di far studiare a bambini di 8 anni la versione integrale del libro di Anna Frank. Allora, per capirci, nessuno è contro il libro di Anna Frank, tutti quanti lo abbiamo letto, tutti quanti lo abbiamo anche studiato, però forse non in terza e in quarta elementare. E allora, sollecitati dai genitori che quando hanno trovato la versione integrale ci sono dei passi un po' particolari che ovviamente adesso non vi ripeto, però dove sostanzialmente questa qua si descrive in modo un po' intimo, mettiamola così, per bambini di 8 anni sicuramente i genitori hanno sollevato il problema e l'hanno sollevato con forza, soprattutto anche in ambito di amministrazione comunale, visto che la docente è una rappresentante di estrema sinistra. Quando i genitori sono andati dalla docente, la docente ha risposto: beh, ai bambini bisogna insegnare il valore della pace. Beh, allora guardiamoci un bel film porno e chissà che botta di pace della donna. Allora noi ci siamo messi a disposizione dei genitori che per primi hanno sollevato il problema, come umano che sia, e ovviamente su tutti i giornali locali la notizia ha dato lustro al movimento, qualche giornale nazionale ha cercato di creare un po' di polemica e va bene, ci sta, noi di certo comunque abbiamo l'orgoglio di essere a disposizione del territorio e delle istanze della nostra gente, anche qualora questo richieda l'intervento specifico nelle scuole, non attraverso i nostri studenti padani, ma attraverso l'attività politica vera e propria. Detto questo, noi qua abbiamo delle elezioni regionali fondamentali, voi avete una grande fortuna, quella di avere un candidato della Lega Nord per guidare il Piemonte, fortuna che io da Lombardo non ho, quindi su di voi c'è una grande chance, quella che la Lega possa governare il Piemonte e il Veneto per avere finalmente una spinta ulteriore dal territorio attraverso una carica, quella di governatore, che mai nessun leghista ha ricoperto, perché sarebbe la prima volta che in qualche regione del nord, in Piemonte e in Veneto, vi è un governatore della Lega Nord, e questo diventa una spinta ulteriore per quel grande ingranaggio che sono le riforme che la Lega sta spingendo a Roma, che si chiama poi federalismo, padroni a casa nostra. Perché io ho ascoltato gli interventi con gli ordini del giorno che avete fatto, la viabilità, qualcuno l'ha anche scritto, la viabilità, la cartellonistica, i tunnel, la sede universitaria di Mondovì, quindi servizi per l'accesso al diritto allo studio, tutte cose che inevitabilmente hanno un costo, perché per fare un tunnel servono dei soldi, per mantenere un distaccamento universitario servono dei soldi, per migliorare la viabilità servono dei soldi, soprattutto in una realtà economicamente dinamica che è tra le prime province d'Italia come la provincia di Cuneo. Servono i soldi, ma se i nostri soldi oggi vanno a mantenere mezzo paese che vive d'assistenzialismo, vanno a finanziare strade dove i caselli non si pagano e paga direttamente lo Stato, vanno a finanziare i rifiuti di Napoli o i lavoratori socialmente utili dell'elettorato del signor Bassolino, è evidente che poi non abbiamo le risorse per i servizi sul nostro territorio. Tutto questo si risolve con la responsabilità, cioè con le risorse che vengono date agli enti locali
e che questi responsabilmente gestiranno in modo più oculato per dare servizi alla gente. E si chiama poi federalismo fiscale, la grande battaglia della Lega. E non è vero che ci vuole tanto tempo, perché ci vuole sicuramente del tempo, ma la Lega è lì tutti i giorni politicamente a spingere perché questo si realizzi il più alla svelta possibile. Settimana scorsa è partito il primo provvedimento attuativo col federalismo demaniale, che vuol dire che là dove ci sono gli stabili, proprietà dello Stato che cadono a pezzi, che nessuno sa neanche che esistono, questi stabili diventano dei comuni. Il comune deciderà se questo stabile ha un valore architettonico e va quindi recuperato per dei fini specifici, culturali, storici e quant'altro, oppure, che so, una caserma abbandonata è uno stabile che si può vendere, dare ai privati e monetizzarne quindi i soldi, ma di sicuro non cadrà più a pezzi come è il caso invece adesso degli stabili pubblici di proprietà dello Stato. Quindi questo è l'impegno della Lega. L'altro impegno, lo sapete tutti, è quello sulla sicurezza. Io lo ripeto sempre, al di là del fatto che i clandestini sono calati del 92-93%, c'è un dato che dovrebbe essere storicamente caro soprattutto alla sinistra, ma che il sottosegretario Davicolo sa molto bene, che ha riconosciuto anche il Presidente della Repubblica. Il centrodestra ha governato anche tra il 2001 e il 2006, ma è stato solo nell'ultimo anno e mezzo che noi abbiamo battuto 25 anni di record per risultati contro Camorra, mafia e 'ndrangheta. E che cos'è il dato politico? Che questi risultati eclatanti sono arrivati nell'ultimo anno e mezzo, perché solo nell'ultimo anno e mezzo c'è un ministro della Lega Nord che si chiama Roberto Maroni, voluto da Umberto Bossi.